Emigratis, Pio e Amedeo in lacrime, il nobile gesto di Maria De Filippi. La terza edizione di Cancelletto Emigratis non è soltanto trasi e battute esilaranti. Dopo aver commosso il pubblico per la donazione al reparto di pediatria oncologico di San Giovanni Rotondo, grazie al contributo di Gianluca Vacchi e di Chiara Ferragni e Fedez, Pio e Amedeo hanno trattato il delicato tema dell'autismo nel corso della terza puntata. Tra il serio e il faceto i comici hanno cercato di sensibilizzare il pubblico sull'argomento in coincidenza con la giornata mondiale dedicata al disturbo del neurosviluppo. Nell'occasione, la coppia foggiana ha raggiunto Las Vegas con l'obiettivo di realizzare uno dei loro folli piani, vincere al casinò grazie all'aiuto di Michele, un ragazzo autistico. Il giovane ha raggiunto gli Stati Uniti con Luca ed ha subito dimostrato la sua abilità con la matematica. La loro motivazione li spinge ad avere una capacità particolare. L'accompagnatore ha spiegato alcuni passaggi fondamentali dell'educazione che si impartisce ai ragazzi autistici. Lui prova delle emozioni particolari con le coccole. A questo punto Cancelletto Pio e Amedeo hanno promesso a Michele le coccole in cambio del suo aiuto per sbancare la roulette. Michele stupisce e commuove, coccole e tenerezze. Luca ha aggiunto che al giovane piacciono le emozioni forti e che gli farebbe piacere dormire ai piani alti in albergo. Portatemi alle giostre di Santa Monica. Per realizzare uno dei desideri del nuovo compagno di avventura i pugliesi chiede una mano all'ex velina Elisabetta Canalis che si è presentata all'incontro con la show girl Costanza Caracciolo, fidanzata di Vieri, e la top model Sara Duque. Alla fine le tre avvenenti donne si sono lasciate andare in tenere coccole con Michele che si è sciolto in un dolce sorriso. Dolcezze che, successivamente, anche Maddalena Corvaglia ha riservato al ragazzo autistico. A Santa Monica il giovane ha confessato ai due comici che il suo sogno è farsi fare le coccole da Maria De Filippi. Dopo aver fatto alcuni giri sulle giostre il duo foggiano ha realizzato un altro desiderio del ragazzo, mettere i piedi nell'oceano. Amedeo ha promesso a Michele di fargli incontrare Valentina Nappi ma l'appuntamento è saltato per un malanno della star dell'Eros. Alla fine i pugliesi hanno incontrato l'attrice Nadia Lanfranchi che ha finto di essere la Nappi per non deludere il giovane che stupisce tutti, Valentina e Nadia poco importa, l'importante è che sia una ragazza. Casinò le cose non sono andate come nelle previsioni iniziali e tra un pari e dispari ed un rosso e nero i comici hanno perso tutto al gioco. Maria De Filippi incontra il ragazzo autistico per rimediare al disastro. Pio e Amedeo hanno chiesto una mano al fuoriclasse italiano dei Los Angeles Clippers Danilo Gallinari per andare a Cuba. Davanti alla tenera richiesta di Michele il Gallo non ha saputo dire di no al giovane. L'avventura del ragazzo autistico si è conclusa prima della partenza della nuova meta dei due artisti. È il momento di rientrare dai genitori, siete stati eccezionali e gli avete fatto del bene. I due comici hanno abbracciato il loro speciale compagno di avventura e non hanno nascosto la commozione. Alla fine Pio e Amedeo sono riusciti a realizzare il grande sogno di Michele grazie all'aiuto di Clarissa Marchese e Federico Gregucci.
Al rientro in Italia il giovane ha incontrato Cancelletto Maria De Filippi che con entusiasmo ha realizzato il desiderio di Michele: ora quando vedrò le televisioni potrò dire di aver fatto il cavalluccio con te. Il gesto della conduttrice televisiva è stato apprezzato sui social dai seguaci di Emigratis, Maria si conferma una grandissima.